RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Ben ritrovati da Elisa Fontana con un nuovo appuntamento di 3 minuti con. A pochissimi giorni dalla conclusione della corsa più bella del mondo, non potevamo non fare due chiacchiere sulla mitica Mille Miglia. E per questo ho piacere di dare il benvenuto a Radio Montorfano ai vincitori dell'edizione 2016 della Mille Miglia, ovvero Andrea Vesco e Andrea Guerini. Abbiamo in collegamento telefonico Andrea Vesco e ovviamente ti do il benvenuto. Ciao Andrea. Ciao, ciao Elisa. Andrea Vesco, tu sei il pilota di un equipaggio che ha dominato un'intera gara e che si è poi imposta alla grande sugli altri equipaggi. L'anno scorso vi siete piazzati secondi e quest'anno invece avete centrato la vittoria. Com'è vincere la mitica Mille Miglia? È finalmente un cerchio che si chiude per noi, perché io e Andrea corriamo insieme da tanti anni, abbiamo ottenuto diversi successi, ma questo ancora mancava. Perciò chiaramente vincere la gara di casa, la gara che comunque è quella che risale alta un po' sulle altre a livello del panorama regolaristico, per noi una grandissima soddisfazione. E direi che lo è un po' per tutti i bresciani e anche i valtromplini. Senti Andrea, sono diverse le prove speciali che richiede appunto la competizione. Quanto lavoro e allenamento c'è alla preparazione alla gara? Beh, un buon allenamento è sempre molto utile. Noi abbiamo avuto la disponibilità della vettura, che tra parentesi non è nostra, l'abbiamo avuta in prestito da un collezionista privato. Quindi dicevo, l'abbiamo avuta il martedì precedente, quindi siamo riusciti a provarla, anche se non più di tanto. Siamo riusciti però allo stesso tempo a provarne subito il feeling, e nonostante una prima giornata di gara un po' altalenante, poi abbiamo preso l'abitudine alla guida, l'abitudine all'affronto delle prove speciali, e siamo andati sempre in crescendo nelle altre giornate di gara. La partenza, lo sappiamo, è stata bagnata, però partenza bagnata, possiamo dire partenza fortunata. Andrea, c'è stato un momento particolarmente emozionante durante la gara? Allora, la Mille Miglia è emozionante dall'inizio alla fine, anche perché è l'unica gara che riesce a raccogliere un pubblico, un entusiasmo come quello che poi abbiamo effettivamente visto lungo le strade anche quest'anno. Ci sono stati momenti un pochino più complessi durante alcune prove cronometrate, soprattutto a San Marino, dove la visibilità era veramente 10 metri a causa di una fitta nebbia, però siamo riusciti a contenere gli errori e poi a sfruttare il treno di queste prove per accumulare il vantaggio sugli avversari. Ecco Andrea, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e ovviamente ti faccio tantissimi complimenti per l'impresa che siete riusciti a compiere, sia tu che il tuo navigatore Guerini ovviamente. Grazie mille, grazie mille. Grazie Andrea, ci fermiamo un attimo per una piccola pausa musicale, perché quando rientriamo in studio faremo due chiacchiere con l'altra anima dell'equipaggio Vesco Guerini, appunto Andrea Guerini, il navigatore dell'equipaggio che ha vinto nel 2016 l'edizione della Mille Miglia. A dopo. Nuvolari e basso di statura, nuvolari al di sotto del normale, nuvolari a 50 kg d'ossa, nuvolari a un corpo eccezionale, nuvolari alle mani come artigli, nuvolari a un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Tipo di un sabato, tipo di un scivo di vita, tipo di un scivo, tipo di un scivo di nana. Gli uccelli nell'aria perdono l'ali quando corre nuvolari. No, 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 no. Quando passa nuvolari mette paura, perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piada, sui muri cozzi di bottiglia quando corre nuvolai, quando passa nuvolai.
la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre a nuvolare, quando passa a nuvolare, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Lulari è bruno di colore, Lulari ha la maschera tagliente, Lulari ha la bocca sempre chiusa, di morire non gli frega niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. C'è sempre un numero in più nel destino quando occorre nuvolare. Tre minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Eccoci rientrati in studio dopo una piccola pausa musicale. Continuiamo a parlare di Mille Miglia e lo facciamo con Andrea Guerini, navigatore dell'equipaggio bresciano che ha vinto la 34esima edizione della mitica Mille Miglia. Ciao Andrea, grazie di essere con noi. Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Montorpano. È certamente emozionante vincere la Mille Miglia, immagino, ma anche percorrere centinaia e centinaia di chilometri di un territorio meraviglioso, come quello protagonista appunto della corsa più bella del mondo. Com'è stata la gara di quest'anno? Allora, ti dico la verità Elisa, la gara è stata un'emozione continua dall'inizio alla fine. C'è un susseguirsi di emozioni e della verità che le puoi, sportivamente parlando, le puoi provare soltanto in una gara come la Mille Miglia. È stata veramente una gara dura, però bella. E se abbiamo coronato un sogno, la ciliegina sulla torta di una carriera ricca di soddisfazioni sportive. Comunque veramente un'emozione da provare, ecco, bellissima è stata per tutti i punti di vista. Un po' il tempo che ha giocato a sfavore i primi 2 giorni, ma diciamo all'arrivo a Brescia è stato meraviglioso sia per il bel tempo e anche per il risultato ottenuto. Ti posso garantire che le emozioni che avete vissuto voi le avete sicuramente trasmesse al pubblico e in particolare sul bresciano, anche a Chiari ad esempio c'era un sacco di gente che aspettava appunto di vedere le vetture e i coraggiosi equipaggi che alla partenza hanno preso un sacco di acqua. A proposito della partenza, il tempo inizialmente non era dei migliori e quindi ti chiedo com'è che ha risposto l'auto appunto al percorso e se avete avuto dei problemi. Allora, devo dire che l'auto è stata fenomenale. Diciamo che abbiamo avuto poco tempo per provare la gara, quindi ci siamo impegnati la settimana prima per cercare di mettere, collaudare quelle magari piccole problematiche che potevano esserci a livello di freni, ma la macchina è stata spettacolare. Andrea è stato bravissimo a mantenerla in strada. Devo dirti che a Colombare di Sirmione, dopo l'apertura della prima prova, abbiamo avuto un momentino di brivido perché la macchina ha cercato di scappare via quando abbiamo affrontato la prima curva a destra, ma Andrea è stato bravissimo a tenerla, tanto per dirvi che i copertoni non sono copertoni con una mescola moderna e di conseguenza sono mescole, ok, moderne, però siccome non sono macchine che vengono utilizzate tutti i giorni tendono tendenzialmente a diventare le gomme dure. Però Andrea è stato bravissimo, la macchina si è comportata in modo eccezionale, mai avuto un problema. Abbiamo solo fatto un'aggiunta di olio a Roma perché giustamente a metà strada ci sembrava giusto anche dare un'occhiatina all'olio. Comunque la macchina è stata perfetta. Ascolta Andrea, l'auto è un Alfa Romeo 6C del 1931, quindi sì, un'auto assolutamente importante. Voi siete bresciani, siete valtrumplini, così come Brescia però è la patria della Mille Miglia.
con dei numeri anche per quest'anno fenomenali. Auspichi anche tu, insieme a noi, insieme a me, che la corsa più bella del mondo rimanga a Brescia? Ah, quello di sicuro, anzi ti dirò che a parte le paure degli ultimi anni che sembrava volessero portarla, diciamo, l'organizzazione dall'altra parte, ma fortunatamente la cordata bressana nostra, composta da imprenditori di peso, non ha permesso questa cosa. Devo dire che la gara sicuramente, a mio avviso, rimarrà sempre a Brescia finché ci sono queste persone che mantengono, diciamo, alto il valore della brescianità. Quindi non mi preoccuperei più di tanto, ma se devo auspicare qualcosa, sicuramente auspico che la Mille Miglia rimanga sicuramente a Brescia, da buon bresciano e da buon valtrumplino. Tanto per re, anche l'organizzazione che c'è, Mille Miglia SRL, impeccabile in questi due anni, l'ha dimostrato. Sin dal, diciamo, dal primo presidente, dallo scomparso Roberto Gaburri, fino ad arrivare adesso con Aldo Bonomi, quindi secondo me problematiche non ce ne sono, perché questa gente tiene alle tradizioni e ai valori della nostra terra, quindi problematiche a mio avviso non ce ne sono. Quindi Mille Miglia rimarrà a Brescia, rimarrà, e noi lo vogliamo insieme a tutti gli organizzatori, soprattutto insieme a voi fortemente. Andrea, grazie mille per essere stato con noi, e io ovviamente ti faccio un sacco di complimenti per l'impresa che avete compiuto, sia tu che Vesco. Grazie. Grazie a voi, è sempre un piacere, lo sai Elisa, anche l'amicizia che ci lega. Comunque, se un domani vorrete entrare nel dettaglio e capire un pochettino le cose come sono, sia io che Andrea sicuramente siamo ben disponibili. Assolutamente, assolutamente, volentieri. Grazie Andrea Guerini, navigatore dell'equipaggio Vesco Guerini, vincitore della Mille Miglia 2016. Io vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti. Ciao a tutti.